È stato stupendo vincere oggi e passare il Natale alla fine dell'anno in testa alla classifica. Sì. Ti chiedo se, al di là di questa grande soddisfazione, può avvicinarsi il momento in cui arriva il giorno in cui guardarsi in faccia e puntare a qualcosa di grande, insomma. Ma guarda, ma il problema di guardarsi in faccia e puntare a qualcosa di grande non è, tra virgolette, un problema. Io parto dal presupposto che noi dobbiamo essere realisti e dobbiamo guardare prima di tutto a noi stessi ed essere contenti per quello che oggi siamo riusciti a fare. Quindi 42 punti, sinceramente, qualcuno me li avesse pronosticati a inizio stagione avrei avuto grandi difficoltà, proprio per la difficoltà del campionato italiano. Però ecco, l'unica cosa che noi non dobbiamo mai dimenticare è che noi abbiamo raggiunto questi 42 punti comunque con problematiche importanti che non devono essere dimenticate o far finta di niente e avere l'abbaglio del fatto ma siamo in testa alla classifica. Noi comunque abbiamo affrontato delle problematiche importanti. Devo fare sicuramente complimenti ai ragazzi, perché nelle problematiche siamo cresciuti anche alzando il livello. Tanti si sono responsabilizzati ancora di più, tanti hanno alzato il proprio livello, e questo, ecco, io ho sempre chiesto ai calciatori, ho detto: se noi vogliamo comunque alzare il livello di squadra singolarmente, bisogna crescere. E noi non dobbiamo mai dimenticare che attraverso il lavoro è avvenuta questa crescita per tutti loro, e non dobbiamo dimenticare che il lavoro ci ha portato oggi ad avere 42 punti e comunque fino adesso aver fatto un percorso in campionato importante. Ecco. Prego. Antonio, ci sono notizie circa un possibile scambio tra Politano e Llorente col Napoli. A prescindere da questo, volevo chiederti se il mancato utilizzo di Politano oggi magari riguarda a delle cose che stanno succedendo sul mercato riguardo al giocatore, che ci puoi dire? No, assolutamente. A parte che mi cogli di sorpresa a livello di questa notizia, perché io ne dovrei sapere di più, invece non ne so niente. Voi magari siete più collegati a qualcuno che magari rispetto a me. Io faccio delle scelte, sono scelte tecniche. Politano era entrato contro il Barcellona, quindi oggi ha giocato Sebastiano Esposito, perché comunque ha caratteristiche più specifiche di punta, e quindi penso l'abbia fatto bene, abbia risposto alla mia chiamata. Prego, sempre a sinistra. Buonasera mister. Sì. Lukaku questa sera ha fatto due gol, un assist e poi quel gesto molto, molto bello di cedere il rigore a Esposito. Volevo chiedere come legge questo gesto, che impressione le ha fatto e se ne ha parlato con i suoi giocatori. Ma io posso leggerlo solamente in maniera positiva, ma non avevo dubbio, perché stiamo parlando di una squadra, perché preferisco parlare di squadra, non di gruppo, di una squadra che ha dei valori umani molto, molto elevati. Chiedo sempre al calciatore di anteporre l'io a favore del noi. Io penso che Romelu oggi abbia dimostrato di essere un ragazzo a posto. Detto questo, Espo ha fatto gol, sono contento, però il nostro rigorista era Romelu, quindi è stata una scelta sua,
poi tutto è finito bene, siamo molto contenti per questo, però ripeto, mi va sempre di sottolineare questo aspetto. Se siamo a parlare qui oggi di 42 punti è perché oltre al miglioramento delle qualità calcistiche c'è comunque un gruppo di spessore a livello di valori morali, di valori umani. Io ci tengo tanto affinché nel gruppo ci sia anche questo. E oggi siamo contenti che Sebastiano mi ha detto che è il secondo marcatore più giovane, no, della storia dell'Inter. Adesso lui deve mantenere i piedi per terra. Oggi ha fatto una partita importante, ma non avevo dubbi. Quando comunque c'è uno spartito possono cambiare gli interpreti, però alla fine la musica noi la dobbiamo suonare. Penso che oggi l'abbiamo fatto anche oggi. L'ultima, fondo. Salve mister, buonasera. Dal 2010 in avanti due volte l'Inter si è trovata a dicembre prima in classifica, però già a dicembre la squadra dava segnali di crollo, una volta con Mancini bis, una volta con Spalletti, come diceva lei. Questa volta la sensazione è che proprio la squadra sia perennemente concentrata, cioè l'esempio forse anche questo Borja Valero, molti pensavano fosse un giocatore finito, anche oggi ha fatto una partita pazzesca, e anche questa è la differenza dal punto di vista mentale, una cattiveria, un gruppo dove si aiutano sempre tutti l'un con l'altro, anche nella difficoltà, perché poi la Juve aveva vinto e la Roma aveva vinto, quindi anche pressione in più per voi in una situazione molto complicata, una cosa da non sottovalutare, credo, no? Sì, assolutamente, quando io parlo di nelle grosse problematiche, perché noi abbiamo avuto grosse problematiche, poi la classifica le ha nascoste, quando parlo di il fatto che questo abbia responsabilizzato, abbia coinvolto tutti i componenti di questa squadra, quindi Borja può essere un esempio molto, molto chiaro, molto lampante, perché aveva trovato pochissimo spazio, però al tempo stesso è sempre stato molto serio, professionista, si è allenato come se dovesse giocare ogni partita. Oggi lui sta raccogliendo i frutti di questa sua professionalità, altri magari vedendo un mancato utilizzo, magari il fatto che l'allenatore faceva altre scelte, avrebbero mollato, avrebbero detto ma sì, non... ecco perché noi su queste basi dobbiamo lavorare e dobbiamo continuare a migliorare. Sicuramente Borja Valero, così come mi preme anche sottolineare Federico pure, stiamo parlando di ragazzi che nonostante non hanno avuto un grande utilizzo hanno sempre dato il massimo, sono sempre stati molto positivi. Questa è la spiegazione perché oggi stiamo parlando di 42 punti, non c'è altra spiegazione. Grazie, buon Natale a tutti. Tanti auguri a tutti e buon Natale.